una bella sega prima di uscire. Di ciullare tantissimo, dai. Fabrizio c'ha un club grosso così. Ti faccio restare. È successo di tutto al compleanno di Fabrizio Corona a Brescia, al cui ho incontrato tantissime persone facoltosissime, scrittori, lettori, premi Nobel. Ok, no, direi di no. Tra queste persone facoltosissime, naturalmente Fabrizio Corona, Nina Moric, Omietol, Ruzza, Urtis, Iconais e tantissimi altri. Tanti sono riusciti a intervistarli, mentre altri no. Appunto, non potevo disturbare chiunque. In questo video è successo di tutto, ma avevo un obiettivo da portare a termine, ovvero fare uno scoop. Sì, naturalmente Fabrizio Corona è stato il paparazzo migliore al mondo, ma io volevo fare uno scoop. E più avanti vi mostrerò che scoop, non spoiler. Iniziamo questo video con io, che entro nella live del canale Viola di Omietol, dove mi paragona a ZW Jackson. Eccoci, oh, in terra italica. Meglio un cavallo o un catamarano? Vabbè, questi sono vecchi dilemmi di infanzia. Cavallo o catamarano? Un cavallo, io ci sono! E tu cosa decidi? Io penso che il catamarano. Anch'io ho sempre deciso il catamarano. Il cavallo non canotti. Ma tu non capisci la referenza. No, però. No, non la capisco. Effettivamente no. Una referenza importante. Se la ridono in chat, Vedi, una situazione importante. Da vecchi intenditori, quanti anni hai? Io 22. Ah. Sono della vecchia. Tu hai scritto quando avevo 12 anni. Sei un po' ZW Jackson, eh? Un po' dici questo, qua, questo squadrato qua. Un po' ZW Jackson che però non pensa al calcio. E cosa devo pensare? Alla figa. E ai catamarani. Beh, andando avanti col video tutto diventa strano, tutto diventa senza senso. Beh, avete presente le cartomanti? Io con Iconais abbiamo fatto qualcosa di peggio. Almeno non abbiamo chiesto soldi. Oggi siamo qui al compleanno di Fabrizio Corona con Marco e Titti. Qual è il tuo mestiere? Cioè, qual è la tua qualità che mi devi raccontare al 100%? No, allora ti dico qual è la mia skill, se non il mio mestiere. La tua skill, raccontiamola giusta, la tua skill. Cosa so fare io là? La cartomanzia. Cos'è la cartomanzia? Io dalle mani riesco a indovinare la lunghezza del di un uomo. Mi dissocio già e naturalmente non stiamo parlando di quello che state pensando voi. Penso che sarà tutto censurato. Scusa mamma. Andiamo dal DJ, andiamo. Allora, signor DJ, ci mostri un attimo la mano. Tu c'hai un abbastanza spesso, circonciso, comunque si scappella molto frequentemente. È molto largo, non troppo lungo, più largo che lungo. Può essere. Non si ha la certezza, può essere. So bravo, andiamo da qualcun altro, andiamo. Andiamo, andiamo. Dopo ti faccio un po'. Iscriviti perché quando arriveremo a 100.000 iscritti chiederò tutto quello che volete alle ragazze in Italia. Ma proprio tutto quello che volete, ok? Basta che siano legali le richieste. Non voglio finire in carcere. Cartomanzia. Dammi la mano. È un dono che ha. Amore, c'hai un gigante. Allora, hai un molto spesso, un po' curvato, hai un 23 centimetri, ma è molto largo, vero? No comment. Ci ho indovinato, no? No comment. No comment vuol dire che ciao no ciao. Comment. Lui ha un'abilità. La cartomanzia. La? Cartomanzia. Allora, tu hai un normale. È proprio nella norma, norma italiana. Un 18, 17, non è troppo spesso, però punge nel punto giusto, vero? Hanno delle abilità mistiche. Allora amore, tu ce l'hai scappellato. Quando è duro sì. E molto spesso sì. Aspetta, tende verso l'alto. Ed è medio lungo ma è più spesso. La cappella è grossa. Cioè hanno l'occhio lungo. Io ho altro di lungo. Questi due ragazzi hanno delle abilità sovrannaturali. Io sono anche nasomante. Fra poco vi mostrerò anche quanto aveva il polso Ruzza. Molto di più di tutto quello che ho fatto in tutta la mia vita. Porgi la mano perché lui sa leggere la mano. E lui c'ha un veramente lungo. È lungo ma non è troppo spesso. Però, vero? Molto, molto lungo, molto lungo. Poi a me piace molto la trasgressione. È una mia, dai, un mio vizio, dai. Amore, allora ci vediamo in bagno dopo. Io le azzecco tutte, bello. A ora di club non perde mai, Marco. Rosso di sera, gran club si spera. Io sono Paolo, soprannominato il piccolo Lord, il mio soprannome. Ora sarai Paolo il grande club. Quadro le scarpe, le scarpe, le scarpe. È il messaggio finale. E speriamo, dai, di ciullare tantissimo, dai. Nathan, porgi qua la mano.
E secondo me a te è successo che molte volte non sono riuscite a scopare con te perché non riuscivo a entrare, vero? Diciamo che la larghezza c'è. C'è mia moglie in bagno, potrebbe confermare. Io non gliel'ho mai visto, eh. Chiediamo la conferma. La moglie di Nathan. Ho appena fatto l'amante con tuo marito. E gli ho detto che ce l'ha molto spesso e ha una cappella enorme. Confermi. Ci devi confermare. Conferma, conferma. Vedi? Come fai a saperlo? Sono Harry Potter. Ragazzi, tirate fuori il club. No, anzi, no. Non è bello ciò che è bello, ma è bello il tuo club. Un messaggio importante. Dobbiamo farlo pure a Fabrizio, però. Sì, dobbiamo farlo anche a Fabrizio. E andiamo a farlo. Andiamo a farlo da Fabrizio. Andiamo. No, per amore. Un attimo, un attimo. È troppo lontano, è troppo lontano. Però ve lo dico io. Fabrizio c'ha un club grosso così. Ma così così quanto? C'è quanti? Aspetta. Ha detto tutto, ha detto tutto. Direi che è arrivato il momento. È arrivato il momento di fare la storia, di fare uno scoop. Sì, perché al compleanno del King dei Paparazzi devo fare anche io uno scoop. In questo scoop c'era Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, in bagno con la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. E voi vi chiederete, ma cosa c'è di sbagliato? Pensateci. Provate a indovinare nei commenti perché questo doveva essere uno scoop. Dopo lo scoop ho fatto un'intervista profonda, molto 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 profonda con Omiatol, dove gli ho chiesto il senso della vita proprio. Cavallo o catamarano? Catamarano. E della sostanza che va tra i giovani in discoteca dell'Omiatol, cosa ne pensi? Penso che stia rovinando tante vite, ma i social rovinano più vite della droga. E dello svogo? E lo svogo è stato un errore giovanile cavalcato nel mio cuore, ma ormai non esiste più. E della fessa invece? Della fessa, ti dico la verità, per persone come noi può essere una bella inculata, perché profondo. Ci portiamo a capofitto. Secondo me sempre la cosa migliore, anche per stare col cervello sereno, è una bella sega prima di uscire, così almeno ragioni non con le palle, col cervello. E se una ragazza ti piace oppure no, la vedi anche dal cervello. E come dico sempre io, hi. Sì, ok, ma quanto costa l'orologio di Ruzza? Ministro, posso farle un check? Con che orologio è venuto al compleanno di Fabrizio Corona? No, dai date. Strofini. Role, dai date. Onice. Il sibilio non lo sento. Non sibilla. Non sibilla. Fresco al polso, prezzo? 55.000 euro. A bassa voce, perché a Brescia... 55.000 euro. Non hai paura dei maranza che girano a Brescia? Sì. È un po' pieno di maranza che... È pieno di polizia qua fuori, ti faccio arrestare. Arresti diretto. Arresti. Io denuncio, io sono un infame. Grazie mille davvero, ministro, grazie mille. Ok, direi che 55.000 euro erano abbastanza. Sulle mani, porco di... Fabrizio cosa stava dicendo? Io ho capito, te lo porto io. Te lo porto io, ha detto, no? Non vorrei aver capito male. Commentate. Beh. Vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video. Commentate con te lo porto io se siete arrivati fino qua. Iscrivetevi che a 100.000 facciamo il burdello. E seguitemi su Instagram, su TikTok e su tutti i social. E noi ci rivediamo ragazzi al prossimo video. Lascia un like e iscriviti per favore. Ciao mamma.